Venezia e l'acqua bassa. In questo nuovo video vi farò vedere una parte di Venezia un po' sconosciuta, la bassa marea. In realtà la marea cambia ogni 6 ore da un massimo di alta marea, che estrema diventa acqua alta, ad un minimo di bassa marea. I veneziani non ci fanno molto caso, per loro è una cosa naturale, a parte il fatto che quando c'è una minima molto bassa si sente un forte cattivo odore. Per farvi capire, le riprese che seguono sono particolari con meno 40 sotto il medio mare, ma ci sono stati dei record nel gennaio 2018 a meno 66, fino ad arrivare a febbraio 2008 con il primato di meno 83. La bassa marea spesso è un fenomeno favorito dalla situazione di alta pressione. I trasporti pubblici non hanno problemi a girare perché seguono i canali maggiori, quelli più scavati. Ma per i rii interni, quelli secondari, le imbarcazioni più piccole, perfino le gondole, qualche problema ce l'hanno. Le zone maggiormente interessate dall'acqua bassa sono i sestieri di San Polo e Santa Croce, con qualche problema per i servizi di emergenza, come il passaggio delle idroambulanze e dei vigili del fuoco. Buona visione!
Spero che questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, condividete e vi ricordo che sulla descrizione del video ci sono dei link di Amazon di alcuni libri su Venezia. Se entrerete per quei link per i vostri acquisti, non necessariamente per i libri, potrete aiutare il canale senza spendere nulla in più. Vi ringrazio. Iscriviti! 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 Iscriviti!